Buonasera a tutti, grazie di essere a questo webinar organizzato da Forum Droghe, ITARD, ITAMPUD e la Società della Ragione, nella giornata di sensibilizzazione contro le overdose, una giornata internazionale che da alcuni anni cerca di porre l'attenzione sul problema delle overdose da droghe, da sostanze nel mondo. Oggi abbiamo organizzato questo webinar che è anche all'interno di un'altra campagna, che è quella Mai senza naloxone, lanciata da ITARD e Forum Droghe ormai un anno fa, e che vuole dall'altro lato diffondere l'uso del naloxone, del cosiddetto Narcan, per salvare le vite di persone che rischiano di entrare in overdose. Io sarò velocissimo, presento chi oggi sarà con noi, che sono e Nicola Bussolati, chiedo scusa, e Ludovica De Aglio, sono avvocati sono dell'associazione Strali, che è un'associazione che fonda la sua azione sulla strategic litigation, ovvero sulla cercare di lavorare per modificare le leggi tramite casi singoli. Con noi saranno anche Susanna Ronconi di Forum Droghe, Lorenzo Camoletto di CNCA, Pino Di Pino di ITARD, Sara Greco della Società della Ragione, Valentina Mancuso di Chemical Sister e Marta Sofia di ITARD. Non sarà con noi purtroppo per un problema tecnico Alessio Guidotti. Mi stavo dimenticando invece di Riccardo De Vito, presidente di Magistratura Democratica, che sarà anche lui con noi, però non vedendolo in video perché non è riuscito a collegarsi se non via telefono, me lo stavo dimenticando. Io mi fermo qui. Questo webinar in particolare pone la questione della legge del buon samaritano, ovvero di un intervento legislativo che ponga e salvaguardi da possibili implicazioni penali e amministrative, chi per la sua azione di tentativo di salvare una persona, poi può essere accusato di una qualsiasi condotta in qualche modo punita dal sistema penale amministrativo italiano. Però mi fermo davvero qui perché do la parola a Susanna Ronconi, che è del Presidente del Comitato Scientifico di Forum Droghe e del Direttivo di Forum Droghe, per presentare l'iniziativa di oggi. Grazie Leonardo, intanto grazie a tutti per essere qui con noi e grazie anche a chi ci sta seguendo nelle varie modalità. Ricordo che abbiamo anche una diretta su YouTube e una diretta su Facebook in questo momento. Io dico solo due cose per contestualizzare un po' in questa nostra conversazione di oggi, questa iniziativa. Ricordo che, beh, intanto per noi organizzatori, la giornata di oggi ha un po' un'intenzione di uscire come dire, dal blocco che anche questa pandemia ci ha imposto e rilanciare in maniera concreta questa iniziativa del Buon Samaritano, di cui parliamo da un po'. Nel senso che in realtà nell'ambito della riduzione del danno il discorso su una legge del buon samaritano ciclicamente negli anni è emersa come una misura che potrebbe facilitare tutti i nostri sforzi di ridurre le morti per overdose in questo paese. Però in maniera particolare questa proposta ha preso slancio, come diceva Leonardo prima, proprio nell'ambito della campagna Mai senza naloxone, che è una campagna che da più di un anno si è attivata sul territorio nazionale per promuovere quella pratica che si chiama Take Home Naloxone in inglese, cioè quella pratica che molti di noi portano avanti ormai da 25 anni, che è quella di consegnare il farmaco salvavita, che è appunto il naloxone, nelle mani dei consumatori, dei familiari e di renderlo reperibile nella comunità sociale. E questa pratica
voi sapete, ha luce e ombre a livello nazionale, perché da un lato noi abbiamo un'eccellenza, e questa eccellenza è il fatto che questo farmaco salvavita è utilizzabile da tutti, perché è un farmaco da banco. E voglio ricordare che questa è stata forse una delle scelte meno conosciute, ma forse più intelligenti, che qualche nostro ministro della salute ha adottato. Ricordo che nel 1996 noi in Italia avevamo in un anno più di 1500 morti per overdose, e che di questi 1500 morti una percentuale variabile tra il 50 e il 60% era imputabile agli oppiacei. Quindi era un'ecatombe, perché 1500 morti in un anno vuol dire 4 morti al giorno per overdose, quindi era una situazione che si trascinava da tempo, insomma, negli anni 90. Quindi questa di rendere il farmaco salvavita un farmaco da banco acquistabile e utilizzabile da tutti è stata una mossa fondamentale. Purtroppo va detto che, pur avendo questa chance, ancora oggi, nel 2020, non sono più di 6 in Italia le regioni che in maniera sistematica fanno una politica per far sì che questa pratica sia diffusa, no? E questo è un limite veramente incredibile e paradossale. Quindi questa, il fatto di diffondere questa pratica è stato un po' la base della campagna Mai senza Naloxone. Però noi abbiamo ragionato non solo sul fatto di avere in tasca un farmaco che può salvare una vita, che naturalmente è fondamentale, ma riguarda solo gli oppiacei, non riguarda nessun'altra sostanza. Ma abbiamo ragionato anche su come noi potevamo mettere, prima di tutto, le persone che usano sostanze, ma poi anche le altre persone, nella migliore delle condizioni per poter concretamente intervenire per salvare una vita. E quando ci siamo messi in quest'ottica più ampia del semplice farmaco salvavita, la questione di una legge del buon samaritano è emersa immediatamente. Cioè, c'è bisogno di costruire un contesto che il più possibile favorisca le pratiche di solidarietà, anche tutelando il soccorritore o la soccorritrice. Devo dire che negli anni il numero delle overdose nel nostro paese è clamorosamente diminuito, e questa è una buona notizia, perché se nel 96 erano 1500 le morti annuali, 10 anni dopo si erano attestate intorno ai 500, e noi abbiamo raggiunto una cifra ancora più bassa di 268, per la precisione, morti nel 2016. Ma è anche vero che in questi ultimi 2-3 anni c'è un leggero incremento, leggero ma costante. E quindi, voglio dire, il problema ce l'abbiamo, e abbiamo questo problema non solo per gli oppiacei, ma per molte altre sostanze. Dobbiamo ricordare che molte delle morti per overdose sono dichiarate come morte per sostanze sconosciute, che per lo più vuol dire le nuove sostanze, in buona sostanza. Quindi siamo in una situazione come paese non gravissima, e anzi a livello europeo siamo tra i paesi che hanno dei dati, diciamo, tra i meno negativi, e però, insomma, il problema ce l'abbiamo. Allora, il buon samaritano anche perché noi abbiamo visto che in questa diminuzione delle morti per overdose c'è un fattore che ha giocato in maniera fondamentale. I fattori che determinano l'overdose sono tanti, vanno dal mercato, vanno dalla percentuale delle persone che usano una data sostanza, c'entra l'organizzazione dei servizi, quanto lavoriamo sulle cose, ma prima di tutto c'entrano le persone che usano sostanze. Io credo che una ragione fondamentale per gli esiti positivi di questo trend in discesa delle overdose siano i comportamenti, cioè sia il fatto che le persone hanno imparato che cos'è un'overdose, abbiano anche imparato come evitarla, e hanno anche imparato come aiutare altri che possano trovarsi in questa situazione. Quindi
il comportamento individuale è un fattore importante. È per questo che è importante una legge del buon samaritano, perché è una legge che, proteggendo chi soccorre, potrebbe aiutarci a promuovere comportamenti virtuosi. Questa è la ragione, dal punto di vista di chi come me interviene in questo campo, è una ragione fortissima. Chiudo dicendo, è anche una domanda ai giuristi e agli avvocati che sono con noi oggi. Io so che nel codice penale ci sono degli articoli che già ci aiutano, perché per esempio so che c'è un articolo che dice che se io provoco un qualche danno nel contesto però di un intervento che ha come finalità salvare una vita, questo danno non mi viene contestato, se dimostro che è stato funzionale a quello. E so anche che esiste un articolo viceversa che mi penalizza se io posso salvare una vita e non lo faccio, no? Quindi c'è già qualcosa nel nostro codice penale che ci aiuta. Certamente però noi sappiamo, e qui lascio la parola ad altri, noi sappiamo che poi nella vita concreta invece ci sono tante situazioni in cui direttamente o indirettamente chi soccorre una persona, soprattutto chi è consumatore di droghe, può incorrere in molti guai, no? E quindi spesso questo comporta il fatto che ci si possa ritrarre da un gesto di solidarietà così importante. Quindi chiudo dicendo appunto che il mio auspicio è che oggi noi, come dire, diamo una spinta, una nuova spinta a questa campagna che spero riusciremo a portare avanti. Grazie. Grazie Susanna. Io passo immediatamente la parola a Niccolò Bussolati e Ludovica De Aglio di Strali, che appunto in questi mesi hanno studiato il tema e hanno cominciato a delineare quelli che possono essere gli interventi normativi che possano, diciamo, comporre una legge che noi continuiamo a chiamare del buon samaritano, prendendo l'esperienza anglosassone su questo. Niccolò e Ludovica, prego. Grazie mille, ti ringrazio Leonardo, ringrazio anche Susanna per l'invito e tutti i partecipanti di oggi per il loro supporto nel progetto che stiamo portando avanti. Io sono Niccolò Bussolati, sono un avvocato del Foro di Torino, così come Ludovica De Aglio, entrambi siamo membri di Strali, un'associazione no profit che opera nel settore della tutela dei diritti fondamentali. Come correttamente anticipato da Leonardo, sostanzialmente il nostro obiettivo come associazione è quello di apportare all'interno del nostro ordinamento giuridico un avanzamento della tutela dei diritti fondamentali che sono riconosciuti in esso, o l'affermazione di nuovi diritti qualora questi diritti siano assenti. E all'interno di questo obiettivo che noi siamo stati chiamati a pensare, a ipotizzare una possibile proposta legislativa di una legge del buon samaritano, cioè di una serie di istituti che potessero facilitare la ricerca di soccorso per persone in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. È un progetto in realtà che è ancora in corso, quindi ne stiamo ancora dibattendo. Sicuramente questa può essere un'ottima occasione per avere dei nuovi spunti, per migliorare il nostro progetto. E peraltro saluto la presenza del dottor De Vito come sicuramente un'occasione di confronto sui temi magari maggiormente tecnici della proposta, che come promesso tenterò di evitare nei loro aspetti più approfonditi e più tecnici. Io vorrei iniziare così una breve disamina della proposta legislativa con una considerazione logica, ma secondo me necessaria per comprendere, per inquadrare il
il progetto che stiamo portando avanti, cioè l'utilizzo di stupefacenti è foriero di gravi problematiche sia a carattere sociocriminologico sia relative alla salute del cittadino. È una dicotomia che in realtà si riflette sugli interessi giuridici che sono protetti dalle norme che noi abbiamo volte alla repressione del commercio e della detenzione e dell'uso di sostanze stupefacenti, perché sono norme che tutelano sia interessi di carattere collettivo, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, sia interessi di carattere individuali, quali la salute del singolo assuntore. In realtà questa dicotomia si riflette anche sulle politiche che vengono attuate dallo Stato nella gestione del problema stupefacenti. C'è un approccio principale che abbiamo assunto anche dietro stimolo internazionale, nonostante ad oggi il panorama internazionale stia andando verso una liberalizzazione del commercio e dell'utilizzo di droghe, che è l'approccio volto alla proibizione tout court dell'uso del commercio delle sostanze stupefacenti, con la predisposizione di un apparato normativo di carattere amministrativo e penale che ha una funzione meramente repressiva. Però a latere l'approccio repressivo si sta sempre più sviluppando, in particolare negli Stati Uniti e in Unione Europea, nei paesi membri dell'Unione Europea, un approccio, cioè delle politiche volte a ridurre le problematiche sanitarie derivanti dall'uso di stupefacenti. Sostanzialmente queste politiche si basano sulla considerazione ovvia, cioè che benché tentiamo di reprimere l'uso di sostanze stupefacenti, la gente continua a farne uso, quindi è necessario affiancare a un modello repressivo un modello volto a tutelare la salute degli assuntori. È un approccio che, lo sappiamo tutti, viene chiamato comunemente approccio di riduzione del danno. Esempi sono la distribuzione di siringhe sterili, il drug checking, insomma sono tutte politiche i cui risultati positivi sono riconosciuti a livello interno e internazionale. Sono tutti esempi in cui lo Stato recede alla propria potestà punitiva in favore di una tutela piena della salute del cittadino. E all'interno di queste politiche di riduzione del danno, cioè di politiche in cui lo Stato decide di non punire, non reprimere, ma di salvaguardare primariamente, di mettere come interesse primario la salute del cittadino, che si inserisce nel nostro progetto di legge, cioè un possibile intervento normativo che è finalizzato a tutelare dal punto di vista amministrativo e penale la figura del buon samaritano, cioè chi trovandosi in presenza di un soggetto intossicato, in fase di intossicazione da sostanze stupefacenti, ricerchi soccorso, assistenza medica per tale soggetto, o anche dell'intossicato stesso che autonomamente ricerchi assistenza. È già stato introdotto da Susanna tutto l'humus su cui si basa questo progetto, cioè la valutazione empirica del fatto che molto spesso non venga ricercato soccorso proprio per il timore di avere ripercussioni di carattere penale e amministrativo. Quindi noi come Strali, come tutte le associazioni che sono coinvolte, riteniamo che in questi casi debba trovare prevalenza rispetto all'interesse dell'ordinamento a reprimere possibili condotte aventi rilevanza amministrativa o penale, debba avere prevalenza la salute del soggetto. Sostanzialmente abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto. Il primo step è stata un'analisi comparativa con i sistemi giuridici che avevano già introdotto degli istituti volti a tutelare la figura del buon samaritano. Principalmente troviamo degli istituti di questo tipo negli ordinamenti statali americani. Abbiamo tentato di valutarli e di valutare la loro traslabilità all'interno del nostro sistema giuridico, che ammetto non è del tutto ovvia e non è del tutto facile per le peculiarità del nostro
sistema giuridico. E queste sono le prime difficoltà che abbiamo trovato, cioè le difficoltà di carattere tecnico-giuridico. Ci sono poi delle altre difficoltà, che sono difficoltà di carattere politico, chiaramente per trovare insomma il sostegno per far passare, il sostegno del legislatore per far passare proposte di legge, ma sulle quali ovviamente noi non siamo i soggetti più titolati per risolverle. Ad ogni modo abbiamo ipotizzato una serie di modifiche legislative volte a evitare la repressione penale amministrativa del buon samaritano, che abbiamo diviso sostanzialmente in due gruppi: delle modifiche di carattere procedurale, cioè che vanno ad incidere sulle norme che regolano i meccanismi di applicazione della legge, modifiche di carattere sostanziale, cioè che incidono su specifiche fattispecie di illecito che potrebbero essere contestabili al buon samaritano, cioè a colui che ricerca assistenza sanitaria per un soggetto intossicato. Per quanto attiene alle modifiche di carattere procedurale, abbiamo ritenuto che un primo punto potesse essere quello dell'obbligo di denuncia referto da parte del personale sanitario, perché è uno dei primi momenti in cui l'intervento della polizia giudiziaria e degli organi repressivi viene attivato, perché sappiamo che vi è nel nostro ordinamento un obbligo per il medico di denunciare alla polizia giudiziaria o alle autorità requirenti i casi che possono presentare carattere di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. È anche vero che c'è un secondo comma nell'articolo che prevede questo obbligo, che prevede sostanzialmente una causa di giustificazione per il medico che non denunci se il referto esporrebbe la persona assistita al procedimento penale. In questo caso l'intervento che noi abbiamo ipotizzato è semplicemente un intervento estensivo, cioè di estendere questa causa di giustificazione, cioè la possibilità di non denunciare anche nel caso in cui sia interessato da questo possibile delitto il soccorritore, e non solo il soccorso. Abbiamo poi ipotizzato un'estensione, non del tutto necessaria, ma sarebbe auspicabile, alla sostanzialmente indicazione di illeciti amministrativi relativi all'uso di stupefacenti. Secondo punto sarebbe quello di escludere lo stato di flagranza per evitare l'arresto del soggetto. Cioè sostanzialmente l'arresto è possibile solo in stato di flagranza, cioè quando il soggetto viene sorpreso nell'atto di commettere il reato, oppure immediatamente dopo inseguito, oppure sorpreso con cose e tracce dalla quale appaia che il soggetto abbia appena commesso il reato. L'idea sarebbe un'esclusione dello stato di flagranza di un soggetto che volontariamente si ponga nella situazione di esporsi a dei controlli e quindi non possa essere ritenuto colto nell'atto di commettere il reato. Terzo punto di carattere procedurale sarebbe l'utilizzabilità processuale degli elementi probatori raccolti in relazione alla ricerca di assistenza medica, cioè il soggetto va a ricercare assistenza medica, viene fermato, vengono raccolti tutta una serie di elementi probatori che potrebbero, per esempio, non solo portare alla contestazione di un illecito di carattere penale o amministrativo, ma anche a un'estensione delle indagini in ulteriore direzione. Immaginiamoci un soggetto che magari ha in tasca una sola dose, ma sa che a casa possiede un quantitativo molto più alto di stupefacenti e teme non il fatto di venire fermato con la dose in tasca, ma teme l'estensione dell'attività di indagine con perquisizione locale presso il suo domicilio e quindi il rinvenimento della dose di stupefacenti. Qua ci sarebbe tutta una questione di carattere tecnico, perché in realtà l'utilizzabilità processuale è un tema molto, molto delicato nel nostro ordinamento, ma ovviamente, come promesso, eviterò di andare
di andare troppo nello specifico. Un ultimo punto di carattere procedurale atterrebbe alla violazione delle prescrizioni in tema di misura cautelare, di sicurezza, di prevenzione o alternativa alla detenzione, cioè bisognerebbe evitare che al soggetto che presta soccorso o che ricerca soccorso per se stesso vengano contestate le violazioni delle prescrizioni laddove lui sia sottoposto a una misura cautelare, sicurezza, di prevenzione, alternativa alla detenzione, per cui non si possa allontanare dal domicilio, per cui non si possa allontanare dal comune o via dicendo. Quindi anche questo è un punto su cui bisognerebbe agire per evitare che il soggetto eviti, per evitare che il soggetto non ricerchi assistenza nel timore di una possibile violazione, riconoscimento della violazione delle prescrizioni, per esempio in tema di misure cautelari con un aggravamento delle stesse. Ci sono poi tutta una serie di questioni di carattere sostanziale sulle quali sarà la mia collega Ludovica De Aglio a parlarvi e alla quale pertanto passerei la parola. Grazie, grazie Nicolò, grazie a tutti, grazie per l'invito. Sì, come accennava il collega Bussolati, io mi soffermerò sulla parte appunto sul fronte sostanziale, penale sostanziale, che ci siamo trovati ad affrontare nell'ambito della legge sul buon samaritano. E come correttamente accennava Nicolò, come correttamente accennava Susanna, la sfida che noi ci siamo trovati in cui noi ci siamo ritrovati è stata quella di individuare una scriminante, una causa di non punibilità, una causa di giustificazione che fosse in grado di creare uno scudo intorno appunto a questo soggetto che presta soccorso, mettendolo così al riparo da ripercussioni in particolare penali ma anche amministrative che possono, e lo vedremo, mettere a dura prova, diciamo, l'istinto di quel soggetto a soccorrere, a tentare di salvare la persona che di fronte a lui sia in uno stato di intossicazione. Come appunto correttamente accennava Susanna, esistono in effetti nel nostro ordinamento degli istituti che vanno in quella direzione, cioè che vanno nella direzione di spingere il soggetto che assiste ad una situazione di difficoltà, in particolare in questo caso di overdose, a soccorrere. Probabilmente Susanna faceva riferimento ad una particolare fattispecie di reato che si chiama omissione di soccorso, per cui se io mi trovo di fronte ad una persona in difficoltà che non è in grado autonomamente di prendersi cura di se stessa, detta in parole molto, molto a tecniche, ho il dovere di prestare soccorso. Prestare soccorso può anche semplicemente significare chiamare un'ambulanza, cosa che dagli studi di settore che voi meglio di noi conoscete, in caso di overdose in alcuni casi non basta, è necessario intervenire in maniera ancora più pronta. In ogni caso è vero, il reato di omissione di soccorso esiste soprattutto, poi anche a questo Susanna faceva credo riferimento, un istituto che si chiama stato di necessità, che è contemplato all'articolo 54 del codice penale, che è in effetti una causa di giustificazione che rende non punibile chi allo scopo di salvare un soggetto terzo, anche se stesso, ma in questo caso ci interessa maggiormente il soggetto terzo, dà un grave danno alla persona, cosa che certamente i danni derivanti da una situazione di overdose sono, e in questa situazione commette un reato, quindi un soggetto che al fine di salvare un'altra persona commette un reato. Per quel reato non sarà punibile, secondo appunto questa norma che già c'è nel nostro ordinamento. Quello che noi ci siamo trovati ad affrontare poi effettivamente era una estensione di questo articolo 54 che è già un'ottima base dalla quale partire. In effetti questa causa di giustificazione, lo stato di necessità, permette appunto, come vi dicevo, di escludere la punibilità per quelle condotte che siano direttamente funzionali a salvare quel terzo da un danno grave alla persona. Quindi l'esempio, quello più tipico, è il caso di Tizio che, assumendo stupefacenti insieme a Caio, si accorga che Caio si trova in difficoltà,
carica Caio sulla macchina, lo porta al pronto soccorso ed effettivamente, da un punto di vista strettamente oggettivo, avrebbe integrato in questo caso il reato di guida sotto effetto di stupefacenti. Se mai venisse fermato, potrebbe essere indagato per guida sotto effetto di stupefacenti. È chiaro però che il fatto di guidare anche in quella condizione era un'operazione necessaria al fine di portare prontamente la persona in difficoltà al pronto soccorso. Quindi in questo caso siamo in pieno articolo 54, in pieno stato di necessità. L'ordinamento ad oggi già prevede la non punibilità di quel soggetto. Che cosa però rimane fuori, ci siamo chiesti con Nicolò e con gli altri che hanno collaborato alla stesura di questa proposta. Ci siamo chiesti, ma tutti quegli altri reati, in particolare in ambito di stupefacenti, ma non solo, tutti quegli altri reati che, come dire, ai quali il soggetto si espone nel momento in cui presta soccorso, che fine fanno? Rientrano nell'articolo 54 o no? La risposta è sicuramente no. L'articolo 54 copre solo quelle condotte che siano funzionali al soccorso. Guidare la macchina è funzionale al soccorso. Diversamente restano fuori tutti quegli altri, quelle altre condotte delittuose sulle quali appunto il soggetto accende un faro esponendosi e soccorrendo. Si immagini non soltanto condotte penali, quali quella di detenzione o cessione o spaccio o coltivazione di stupefacenti, ma anche quelle amministrative, come appunto la detenzione o la cessione di stupefacenti a uso personale. Ci siamo resi quindi conto che era necessario individuare una nuova causa di giustificazione speciale e specifica per questi particolari casi, che abbiamo ritenuto potrebbe essere inserita all'interno del testo unico degli stupefacenti. Riteniamo che quella sarebbe la sede, diciamo, più adatta per renderla proprio particolarmente specifica, per evitarne un uso generalizzato, ma per andare effettivamente incontro all'obiettivo che la legge del buon samaritano si pone. Quello che ci siamo, la strada, diciamo, che ci è parsa più verosimilmente percorribile, è una strada di compromesso, vero anticipo. Ciò che ci siamo immediatamente chiesti è stato quali tipologie di reato facciamo rientrare in questa nuova causa di giustificazione e in che termini. In effetti, come accennava Nicolò, la legge del buon samaritano già esiste in diversi paesi stranieri, in ordinamenti stranieri. In alcuni ordinamenti copre esclusivamente reati nell'ambito degli stupefacenti, in altri ordinamenti arriva a coprire anche reati commessi colposamente o commessi invece volontariamente. Noi abbiamo discusso a lungo sull'opportunità di ampliare più o meno l'ambito di applicazione di questa causa di giustificazione. Alla fine abbiamo ritenuto di scegliere appunto questa strada di compromesso di cui vi dicevamo, che è anche considerato, diciamo, l'ambito socio-politico nel quale ad oggi ci troviamo malauguratamente a vivere e ad operare, ci sembra quella più verosimile, ecco. Abbiamo ritenuto che non sia possibile immaginare un'esclusione totale di qualsiasi genere di responsabilità in capo al buon samaritano. Perché abbiamo ritenuto, anche appunto al confronto tra noi, ma anche con altri soggetti, diciamo, dell'ambito del diritto, abbiamo ritenuto che sia molto difficile prevedere una causa di giustificazione per quel soggetto che colposamente o dolosamente abbia dato causa alla situazione di overdose. In altre parole, dico che nel momento in cui il soggetto arriva in ospedale e insomma si accerta lo stato di intossicazione nel quale si trova, a prescindere che poi l'esito sia quello mortale o sia quello di lesioni personali, secondo noi è necessario comunque che vengano effettuati degli accertamenti volti a valutare l'esistenza o meno di un nesso causale, cioè quel soggetto che ha chiamato i soccorsi, quel soggetto che effettivamente ha agito da buon samaritano con la sua condotta evidentemente precedente di, poniamo, cessione di sostanze stupefacente, è stato lui a provocare l'overdose, cioè possiamo dire che esiste un nesso causale tra la sua condotta e la morte o le lesioni personali di quel soggetto che effettivamente ha soccorso. Secondo noi appunto un accertamento in questo senso dovrebbe comunque esserci, quindi interrompere in radice, in origine, qualsiasi genere di azione da un punto di vista processuale è difficilmente
concepibile nel nostro ordinamento, secondo noi, in questo momento storico. Una volta effettuati i primi accertamenti su questo nesso di causalità e quindi accertato che quel soggetto con la sua condotta non ha dato luogo allo stato di overdose in cui il soccorso si è poi trovato ad essere, ecco che a questo punto si aprono le porte della causa di giustificazione. A questo punto sì che quella causa di giustificazione può essere applicata. A quali reati? L'abbiamo immaginata applicabile ai reati sempre in ambito di stupefacenti, quindi il soggetto che ha soccorso viene poi sottoposto a perquisizione personale durante la quale viene trovata una dose di qualche tipo di sostanza nei suoi pantaloni, benissimo, per quel reato integrato che sia ritenuta una sostanza, diciamo, destinata ad essere ceduta a terzi, quindi non si tratta di uso personale, quindi siamo nel penale, che sia invece ritenuta una sostanza d'uso personale, quindi integri astrattamente l'illecito amministrativo, per quegli illeciti penali o amministrativi che sia, quel soggetto non può essere ritenuto responsabile. Allo stesso modo, se poi l'indagine dovesse estendersi anche ad una perquisizione locale, poniamo, e a casa del soccorritore si dovessero trovare una coltivazione di sostanze stupefacenti, neanche per quel reato egli potrebbe essere indagato o ritenuto colpevole, punto. Quindi la causa di giustificazione agisce per tutte queste altre fattispecie che non sono causa della malattia, chiamiamola, passatemi il termine, del soggetto soccorso. Quanto poi al testo della proposta di legge a cui abbiamo pensato, dovreste averlo ricevuto nel documento che Nicolò vi ha inoltrato la settimana scorsa. Avevamo appunto pensato di inserirlo all'interno dell'articolo 81 del testo unico stupefacenti, che in effetti al primo comma prevede una attenuante, quindi una diminuzione di pena per quel soggetto che, avendo leso la vita o l'incolumità personale del soggetto soccorso, abbia effettivamente prestato soccorso. Quindi la sua condotta è stata effettivamente causa della morte o delle lesioni personali dell'altro soggetto, ma in virtù del soccorso da lui prestato ottiene una diminuzione di pena in sede di procedimento penale, di processo penale. Noi aggiungeremmo a questa previsione un secondo comma che preveda che, fuori dai casi di cui è il primo comma, quindi fuori da quei reati che ledono, come vi dicevo, la vita o l'incolumità fisica, l'incolumità personale, sia prevista l'esclusione della responsabilità del soggetto soccorritore se le indagini a suo carico abbiano origine proprio nell'ambito del soccorso, quindi il soggetto soccorre, viene identificato, iniziano delle indagini nei suoi confronti, dalle indagini si valuterà la sussistenza o meno del nesso causale, escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e la morte o le lesioni del soggetto soccorso, ecco, tutto quello che c'è dopo non potrà essere a lui addebitato. Questo è quanto abbiamo pensato relativamente al fronte penale sostanziale. Sul fronte amministrativo, e chiudo rapidamente, le sanzioni sono previste all'articolo 75 del testo unico stupefacenti, che appunto prevede che quando la sostanza sia detenuta, ceduta, coltivata ad uso personale, si esclude la responsabilità penale, entra in gioco quella amministrativa, che non prevede certo le sanzioni gravi previste dal codice penale, ma prevede delle sanzioni amministrative che possiamo ritenere altrettanto incisive sulla vita quotidiana di un soggetto, quali la sospensione della patente, l'impossibilità di ottenerla o rinnovarla, l'impossibilità di ottenere passaporto, la sospensione del permesso di soggiorno, l'impossibilità di ottenerne uno, insomma, sono sanzioni che possono incidere fortemente sulla vita quotidiana del soggetto e quindi riteniamo meritevole anche in questo caso un'esclusione della responsabilità amministrativa con lo stesso meccanismo che vi ho illustrato per il penale. Quindi tutto quello che è stato detto sul penale andrebbe traslato anche in ambito amministrativo, cosa che peraltro molto spesso succede. Esistono molti istituti premiali, chiamiamoli così, in ambito penale, che vengono poi spostati tali e quali sull'ambito amministrativo. Ho cercato di essere il più concisa e possibile, ovviamente se avete domande o volete chiedere delucidazione su quanto detto, sono qui.
Grazie a Ludovica e Nicolò. Io passerei subito la parola a Riccardo De Vito, che è presidente di Magistratura Democratica, anche per avere uno sguardo diciamo dalla parte opposta, ovvero da chi... Grazie Leonardo, grazie per questa occasione. Mi dispiace di non essermi riuscito a collegare via computer, quindi il collegamento via iPhone non mi potete vedere. L'assenza di una legge del Samaritano, del buon Samaritano per così dire, nel campo degli stupefacenti è una di quelle gravi lacune che fa sì che in Italia essere assuntori di sostanza stupefacente equivalga a mettersi in una situazione pericolosa e così equivale per se stessi, per la propria salute soprattutto e anche per la legge. Così vale per tutti coloro, a partire dai familiari, dai prossimi congiunti che circondano, diciamo, colui che assume una sostanza stupefacente. Parto da un dato empirico. Negli ultimi anni, è un dato esperienziale che posso per così dire constatare da magistrato di sorveglianza, però coincide con quanto ci ha detto all'inizio Susanna Ronconi, il dato relativo, statistico relativo all'overdose mi sembra nuovamente in aumento. Io in carcere non posso, non verifico ovviamente frequenti casi di overdose, per quanto stanno tornando anche le overdose in carcere, magari nel referto mascherate da altre cause, ma torno con, diciamo, dispiacere a verificare con frequenza che una volta dimessi dall'istituto o in caso di ammissione alla misura alternativa si ripresenta drammaticamente il fenomeno dell'overdose, il fenomeno da morte di overdose, nonostante appunto a volte i servizi anche del carcere muniscano di naloxone il detenuto che va in misura alternativa. Esco proprio da un'esperienza recente di un affidato in comunità terapeutica, peraltro incappato nell'overdose e uscitone per miracolo. Quindi siamo di fronte a dati in aumento, e quello che accade da noi oggi accadeva negli Stati Uniti nel 2014, nel 2015, quindi se in Italia il dato relativo all'aumento dei decessi da overdose è per così dire dal 2016-2017 in avanti, negli Stati Uniti tutto questo è successo ancora prima, e nonostante le politiche di ordine e sicurezza che non hanno mai per così dire mollato una parte e l'altra della politica statunitense, tutto sommato si sono cominciati a prendere dei rimedi, non più gli agenti che intervengono direttamente sul luogo, l'impossibilità di identificare colui che si trova in stato di overdose e quindi anticipare il dovere di soccorrerlo alle formalità di indagini. E in molti stati appunto la cosiddetta legge del buon samaritano, che vorrebbe escludere da una attività di indagine colui che presta il soccorso e quindi chi allerta i soccorsi o si attiva per evitare appunto l'esito infausto in caso di overdose. Io credo che ci sia lo spazio in Italia per sia politicamente ristretto, ma credo che si debba assolutamente coltivare. Non è la prima volta che si discute di legge del buon samaritano, però appunto il preoccupante fenomeno di incremento del fenomeno ci impone discuterne nuovamente con, diciamo, più tempi più stringenti anche di discussione e di campagna militante. Nel nostro codice penale abbiamo degli appigli normativi per costruire la fattispecie, ma sono anch'io dell'idea che una legge così concepita vada inserita nel testo unico stupefacenti, perché tende a differire dalle altre fattispecie, per così dire, scriminanti che ritroviamo nel codice penale, a partire dall'articolo 54, vale a dire dallo stato di necessità sotto forma di soccorso difensivo. Per il nostro codice penale, chi commette un reato per salvare la vita, diciamo, a un'altra persona viene esonerato da responsabilità. Si chiama appunto soccorso difensivo ed agisce questa norma sia quando salviamo la nostra vita sia quando salviamo la vita di altri.
Il fondamento di questa norma qual è? Io credo che possa essere utile però andare a studiare qual è il fondamento teorico di questa norma, senza entrare troppo nel tecnico, per capire come poi costruire la fattispecie che possa essere appunto, possa essere usata nel testo unico stupefacenti. In realtà lo stato di necessità non si regge su presupposti, per così dire, psicologici, di impossibilità psicologica della condotta doverosa, ma su un vero e proprio interesse dello Stato a salvare il bene più prezioso tra quelli in conflitto. Nel caso nostro, che ipotizziamo del buon samaritano, c'è la legge stupefacente, ovviamente, che protegge alcuni beni, tra cui tutti quelli che sappiamo, diciamo, tra cui la salute, ma quando un soggetto assume la sostanza stupefacente e rischia l'overdose, avvenire, per così dire, in essere la tutela del bene primario, del bene vita. Quindi è chiaro che nel conflitto tra il bene vita e i beni tutelati dalla legge stupefacente, lo Stato debba per forza preferire il bene vita. Non c'è una norma adesso che è in grado di dare questa prevalenza cieca, l'hanno già spiegato al bene vita, e sarebbe una scelta conforme a Costituzione, però ancora nell'ordinamento deve maturare, perché lo stato di necessità serve, diciamo, nel caso in cui, per così dire, il reato sia stato causalmente creato dalla situazione di pericolo. Creo delle lesioni a una persona, spingendola via per salvarne un'altra. Ovviamente quel tipo di reato è necessitato dalla situazione, di pericolo, che si è venuta a creare. Viceversa, nella ipotesi della legge del buon samaritano, il problema è diverso. Faccio due esempi della proposta Astrali. È chiaro che la fattispecie di stato di necessità è applicabile nel caso in cui due soggetti assumono sostanza stupefacente, uno dei due vada in overdose e l'amico, per salvarlo, si metta alla guida, appunto, sotto sostanza stupefacente per portarlo in ospedale. Il reato di guida sotto stupefacenti verrebbe automaticamente scriminato dall'articolo 54. Diverso è il caso della persona che però venga trovata anche in possesso di sostanza stupefacente con limite ponderale superiore a quello previsto dalla legge. È chiaro che quel reato non è causato dallo stato di pericolo, era magari anche preesistente, eppure quella persona, per proteggere se stessa da indagini in ordine a quel reato, potrebbe mettere a rischio la vita della persona con la quale ha assunto sostanza stupefacente. Io credo che costituzionalmente la legge del buon samaritano abbia delle sponde notevoli nell'articolo 2, nell'articolo 3, nell'articolo 32 della Costituzione, quindi che tutela il diritto alla salute e il diritto alla vita delle persone come bene primario. Di conseguenza, anche tutti quei reati che dovessero evidenziarsi a carico, tra virgolette, del samaritano, a mio avviso, con una proposta di legge ben calibrata, potrebbero trovare, appunto, una causa di esclusione, una scriminante, una causa di giustificazione che possa escludere la punibilità. Faccio un po', per così dire, l'avvocato del diavolo in relazione ad alcune situazioni che si possono creare e che credo che però, con una visione, per così dire, a tutto tondo e occupandosi bene, andando a fondo nella legislazione degli stati che l'hanno adottata, possano essere in qualche modo temperate. Il primo elemento critico, naturalmente, riguarda il fatto che si tratta di una norma, come tutte le cause di giustificazione, che incidono sull'obbligatorietà dell'azione penale. E di conseguenza occorre una disciplina che sia particolarmente attenta e non astratta, chiara. Per cui, per esempio, ci devono essere dei paletti, per così dire, che consentano una tipicità facilmente riscontrabile al banco dal giudice, per evitare sia che venga, per così dire, come direbbero i critici, estesa troppo, sia che venga invece mai applicata. E quindi, per esempio, la presenza sul posto del samaritano in occasione dei soccorsi o l'accompagnamento in ospedale. Parlo di elementi che sono previsti in altri
legislazioni che muniscono appunto di un minimo di concludenza anche il comportamento di colui che presta i soccorsi. Occorre poi stare attenti a disciplinare appunto non solo la normativa sostanziale, ma anche la normativa procedurale con norme di inutilizzabilità, perché sappiamo bene che da noi, nel nostro ordinamento, anche una perquisizione inutilizzabile può dar vita a un sequestro buono, e quindi occorre sensibilizzare anche le forze di polizia che fanno delle indagini su questi argomenti. È una cosa che per esempio negli Stati Uniti è accaduta, impedendo per esempio in alcuni stati il fermo di identificazione per il soggetto soccorso, e nulla penso che possa impedire di in alcuni casi estenderla al soccorritore con quei requisiti oggettivi che ho detto. Rimane poi il problema delle condotte, per così dire, che hanno causalmente determinato il pericolo, e quelle chiaramente non possono essere scriminate, perché altrimenti si andrebbe incontro a una lacuna normativa, però mi vede molto convinto l'ipotesi di una attenuante sostanziale. Nel nostro ordinamento ne possiamo trovare tante simili, penso per esempio al sequestro di persona, quindi alla vittima che sì, ha contribuito all'ablazione del soggetto, per dirlo in termini tecnici, cioè a rapire il soggetto, ma poi si è adoperato per la liberazione dell'ostaggio, e che va incontro a un sostanziale sconto di pena. Una normativa analoga potrebbe essere introdotta in questa vicenda, anche perché si eviterebbe di aggiungere praticamente al reato di cessione anche un reato di morte come conseguenza di altro reato, o comunque un omicidio, o comunque la perdita di una vita umana, per cui ben vengano meccanismi attenuanti di questo tipo. Per esempio, il legislatore italiano gravemente non lo ha adottato in materia di omicidio stradale, laddove è previsto l'arresto in flagranza anche per chi chiama i soccorsi. È una norma che chiaramente è contropromozionale, perché fa in modo di evitare addirittura che, cioè, suscita comportamenti contrari a quelli doverosi, perché per evitare l'arresto si potrebbe essere tentati di evitare il soccorso. Quindi ecco, c'è molto da costruire, molto da vedere all'interno delle fattispecie italiane già presenti nel codice, e anche all'interno della normativa straniera. Per quanto mi riguarda, la Magistratura Democratica darà ogni contributo, sia in termini di campagna, sia in termini di gruppi di studio, sia offrendo per quanto è possibile la rivista Questione Giustizia, a contributi che in materia volessero approfondire o lanciare appunto la campagna militante su questi argomenti. Vi ringrazio. Grazie mille Riccardo anche per la disponibilità a lavorare su questo tema. Passo la parola a Sara Greco, avvocato e direttivo della Società della Ragione. Vai Sara. Sara che non sembra esserci. Mi senti, quindi, Leonardo? Sì, adesso mi senti? Sì, perfetto, perfetto. Oh, perfetto. Anche Sara si collega da telefono, per cui non riusciamo a vederla. Esatto, e mi scuso per l'inconveniente, probabilmente dovuto al maltempo, cioè il mio computer che fa degli scherzi. Ti ringrazio per l'invito, ringrazio Susanna e saluto tutti i presenti di questa sera. Io, come anticipava Leo, sono un avvocato e faccio parte ormai da anni della Società della Ragione, un'associazione che opera nel campo, come sapete, di droghe, carcere e in generale dei diritti umani. Diciamo che quello che tentiamo di fare da anni è un po' evocato dal nome della nostra associazione, cioè noi cerchiamo di riportare la politica sulla strada indicata dalla scienza, dalla cultura e dall'esperienza. E per far questo partiamo dai dati, perché siamo convinti che soltanto i dati e la ricerca consentano di non lasciare temi ideologizzati come quello delle droghe alla sensibilità e poi alle ideologie dei decisori politici di turno.
E anche per questo promuoviamo da anni questi libri bianchi sulle droghe che ci rilasciano un po' il segno dei danni collaterali del testo unico e sul carcere, ma anche sulla giustizia. E stiamo tentando di fare quello che il collega Bussolati definiva l'apparato normativo repressivo che è attualmente in atto, cioè stiamo spingendo una riforma sul test del testo unico sugli stupefacenti che abbia però come presupposto la liceità del consumo senza me, se e senza ma, cioè una liceità sia di carattere amministrativo che di carattere penale. Cosa che se riuscisse ad andare in porto sicuramente arriverebbe, aiuterebbe anche il tema di cui stiamo affrontando qui oggi. Fatta questa breve ma indispensabile premessa, va da sé che abbiamo accolto convintamente l'appello lanciato da Strali per promuovere questa legge e sensibilizzare anche l'opinione pubblica nei confronti di un problema di cui francamente sento parlare poco, perché anche se è vero che i dati, come ci ricordava Susanna, sono comunque dati contenuti e comunque non fuori controllo come quelli che registriamo negli Stati Uniti, quindi modesti, però sono dati che ci dicono che da 3 anni a questa parte il trend di morte per overdose è in aumento rispetto al passato. E non sento molta attenzione nei media, nell'opinione pubblica, e men che meno da parte del decisore politico. Ritengo anche qui che il problema sia un problema politico e necessiti di un cambio di paradigma, perché l'overdose, se non esce da una problematica di ordine pubblico e viene considerato invece come un'emergenza sanitaria, francamente, credo che sia difficile poi trovare un terreno fertile per questa proposta di legge volta sostanzialmente a creare uno scudo penale e amministrativo, come lo definiva anche la collega giustamente, verso il soccorritore oltre che verso l'utilizzatore. Mi sembra infatti un segno di civiltà quello di arretrare nei confronti del salvataggio di una vita umana rispetto all'arresto magari di un piccolo spacciatore. Ad ogni modo, anche questo ragionamento sull'atteggiamento difforme che registriamo nelle città e nelle varie regioni è un elemento su cui riflettere. Io immagino che i colleghi, quando parlavano di difficoltà tecniche e giuridiche che hanno dovuto affrontare nell'analisi comparativa con altri sistemi giuridici come quelli degli Stati Uniti, facessero sicuramente riferimento anche all'obbligatorietà dell'azione penale, che è chiaro che se nel nostro sistema non ci fosse, sarebbe tutto più semplice perché potremmo anche far riferimento a delle disposizioni impartite alle varie istituzioni, no? Quindi dal Ministero dell'Interno alle questure via via fino agli organi di polizia e dei carabinieri. Questo però non è possibile e quindi ecco la struttura di questo provvedimento che si innesca nelle politiche di riduzione del danno. E forse, consentitemi, credo che questa sollecitazione, questa campagna di sensibilizzazione sia anche un'ottima occasione per sensibilizzare la politica nazionale nei confronti delle politiche di riduzione del danno. Penso alle stanze di consumo sicuro che sono ferme al palo purtroppo da anni, nonostante le politiche di riduzione del danno siano presenti nel nostro paese da ben 30 anni. Vorrei soltanto, allora, sicuramente non è questa la sede per approfondire il testo di legge, anzi, mi auguro di poter avere un'interlocuzione in altre sedi per poter fornire un contributo. In realtà le mie perplessità erano le stesse che ha evidenziato compitamente il dottor De Vito, cioè
è evidente che ci siano delle difficoltà nell'individuare quelle condotte causalmente che hanno determinato il pericolo morte e che chiaramente non sono scriminabili e che però possono trovare un'attenuante sostanziale. Così come anche mi convince molto la causa di giustificazione speciale da inserire all'interno del testo unico. Sull'inutilizzabilità degli atti probatori, poiché è un terreno abbastanza minato, insomma, forse quella sensibilizzazione da parte delle forze di polizia è assolutamente un'altra campagna da portare contemporaneamente, perché è vero che non ci possono essere delle direttive, delle linee guida chiare, perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Però sicuramente una sensibilizzazione, questa sì, secondo me potrebbe essere di grande aiuto. Quindi noi come Società della Ragione ci siamo, diamo il nostro assoluto contributo in questa che è una campagna innanzitutto di civiltà, prima ancora che insomma di riforma. Grazie a tutti. Grazie a Sara. Io, distratto da tuoni e fulmini che anche qui a Ferrara stanno imperversando, mi sono dimenticato, ho saltato Marta Sofia, che è della rete ITERD, e doveva intervenire anche per spiegare perché serve questa norma. Credo che lo possa fare adesso, scusandomi ancora per il salto di scaletta. Grazie Marta. Soprattutto per la pazienza. No, mamma, non c'è problema. L'unica cosa che direi che già in realtà molto è stato detto, ecco, quindi più che altro magari provo a dire sinteticamente, ritorno un po' sul come è nata, su chi abbiamo voluto coinvolgere, anche se in parte appunto ormai è chiaro, però come rete ci è sembrato assolutamente, insomma, all'incirca un anno fa abbiamo iniziato appunto a lavorarci e a contattare tutte le realtà che abbiamo provato a mettere insieme per iniziare a dare concretezza a questo lavoro. Abbiamo pensato appunto come rete italiana di riduzione del danno che fosse fondamentale non farlo solamente insomma da soli, essere da soli promotori, ma che fosse fondamentale coinvolgere anche e soprattutto chi usa sostanze. E ci tengo a sottolinearlo, ecco, un po' per, come dicevi tu, Leonardo, all'inizio, l'assenza di Alessio per cause tecniche, ma il coinvolgimento della rete ITAMPUD è stato fondamentale nella creazione di questo lavoro che abbiamo iniziato. Perché? Perché non si può prescindere nel parlare di situazioni che coinvolgono in prima persona individui, persone, uomini, donne che utilizzano sostanze, non si può prescindere dall'ascoltarli, dal capire quali sono i loro bisogni, le loro necessità e soprattutto quali sono le situazioni, perché come abbiamo detto fino a questo momento ci siamo basati molto anche, no, sulla ricerca empirica, sulla situazione che realmente vivono le persone che usano sostanze. Rimarco anche il fatto che è stato anticipato da Susanna nell'introduzione, ma per chi si è collegato adesso penso che sia fondamentale sottolinearlo, che si sta parlando di malori di overdose da sostanze. Le sostanze non sono unicamente l'eroina, nel senso che mi viene in mente, ad esempio, no, banalmente la situazione che si è creata tristemente e che ha avuto un triste epilogo una settimana fa a Brescia, di una ragazza che semplicemente ad un party con gli amici, poi c'è un processo in corso, quindi si stabiliranno quali sono state le cause precise del suo decesso, ma sicuramente purtroppo è un esempio di cronaca a noi molto vicino. Perché? Perché i soccorsi non sono stati contattati.
se è stato fatto, sicuramente è stato fatto con un estremo ritardo. E le cause, tristemente, sono quelle che abbiamo detto fino ad adesso. Siamo all'interno comunque di un sistema politico, sociale, economico, culturale, repressivo. Si fa poca informazione su quello che sono gli effetti delle sostanze, viene fatto in maniera comunque, si cerca di farlo come operatori, come operatrici nelle strade, ma sicuramente viene fatto in maniera a macchia di leopardo sul territorio nazionale, viene fatto poco e male dentro quelli che sono gli istituti scolastici, e purtroppo le conseguenze sono anche queste. Quindi il mio intervento voleva un po' sottolineare degli aspetti più sociali e meno tecnico-giuridici che sono stati esposti in maniera, secondo me, veramente molto chiara, e per questo ringrazio assolutamente Niccolò e Ludovica, con cui abbiamo collaborato strettamente, ma anche tutti gli interventi che sono venuti a seguire. Ma davvero ci tengo a sottolineare quanto sia importante continuare a fianco di una proposta di legge che arriverà poi nelle corrette sedi e che speriamo che venga presa in considerazione. È assolutamente necessario, oltre che promuovere campagne, anche attivarsi per fare in modo che vengano in qualche modo arrivino le corrette informazioni ai soggetti che poi saranno coinvolti o che comunque andranno coinvolti. Quindi sicuramente le persone che usano sostanze, ma questo viene già fatto. Beh, ad esempio oggi, che è la giornata mondiale di prevenzione dell'overdose, in tantissimi drop-in d'Italia si sono tenuti dei momenti informativi, si è parlato con i ragazzi, con le ragazze, con le persone che usano sostanze, come prevenire le overdose, che cosa fare, a che cosa anche si va incontro dal punto di vista giuridico, nel momento in cui appunto incentivando la chiamata dei soccorsi, ma è sicuramente necessario fare questo tipo di passaggi anche con le forze dell'ordine, anche col personale sanitario, col personale medico che opera nelle ambulanze, sulle medicalizzate, che opera nei pronto soccorsi. E quindi, insomma, credo che questo sia, che sia importante questo momento, se parlarne, far sapere che si sta lavorando su questa proposta di legge, e contemporaneamente al lavoro splendido giuridico che sta venendo portato avanti, continuare anche e soprattutto per chi si occupa più dell'aspetto socioculturale di tutta questa faccenda, continuare a portare avanti un grosso lavoro di cambiamento che c'è veramente bisogno di cui c'è veramente bisogno nella nostra società. Quindi era un po' questo quello che avrei detto prima e quello che dico adesso. Grazie mille Marta, scusami ancora. Non c'è Passo problema. la parola velocissima a Valentina Mancuso, che rappresenta il collettivo Chemical Sister. Loro, insieme ai Tampud e ad altri, sono stati in questa giornata in giro per i drop-in a fare prevenzione e informazione. Prego. Grazie mille, grazie Leonardo, e volevo ringraziare prima di tutto anche tutti gli organizzatori per la possibilità che ci avete dato, perché siamo come collettivo veramente contenti di essere qua insieme a voi. Faccio solo anche una piccola premessa, giusto perché appunto la nostra realtà è appena nata e magari non tutti sanno chi siamo. Quindi appunto Chemical Sister è un collettivo torinese che è neonato, si batte contro lo stigma, la discriminazione e la criminalizzazione di genere, in specifico appunto legato alle donne che usano sostanze. E uno dei nostri principali obiettivi è di permettere che avvenga una riforma e una trasformazione completa del sistema proibizionista attuale. Questa proposta di legge sicuramente è un ottimo passo in avanti per far fronte soprattutto ai vari ostacoli che la War on Drugs ha creato e che continua a creare, come sempre colpendo non tanto il mercato delle sostanze quanto appunto le persone che le usano.
Diciamo che il tema del soccorso è uno dei temi che abbiamo affrontato anche noi come collettivo, anche perché molto spesso quando una donna si trova in uno stato psicofisico parecchio alterato, oltre che al rischio di overdose, c'è anche il rischio di incorrere in situazioni che possono trasformarsi in forme di violenza fisica o abusi. E questo secondo me può essere comunque uno stimolo per proposte di legge future. Il discorso overdose donne è veramente un discorso molto delicato da affrontare, soprattutto se si è donne e se si è anche madri. Perché appunto da tenere presente ci sono soprattutto tutte quelle implicazioni psicologiche e legali relative appunto alla gravidanza o all'essere madre che secondo me non vanno assolutamente prese per scontate. Per comprendere un po' meglio il discorso della legge buon samaritano e affrontarlo veramente da un punto di vista femminile, mi piacerebbe ipotizzare e portarvi appunto alcuni esempi, alcuni possibili scenari che in quanto donne che usano sostanze, possono ahimè verificarsi e che in quanto collettivo abbiamo spesso riportato nelle nostre assemblee e messo in discussione. Quindi proviamo appunto un attimo ad immaginare quanto può essere alto il rischio per una donna madre sia farsi soccorrere che soccorrere qualcuno da un'overdose. Molto spesso è venuto fuori l'esempio della donna in vacanza, mamma, magari con i figli a casa, che appunto si concede la sua serata in vacanza e capita appunto di assumere delle sostanze e di andare in overdose a lei oppure a chi le sta intorno in quel momento. Nel primo caso, se la donna stessa ad andare in overdose, nonostante non avesse i figli con sé, questa può comunque rischiare l'intervento, per esempio, dei servizi sociali nella migliore delle ipotesi. Questo succede perché? Perché se sei donna e se sei mamma, per la nostra società non devi essere anche una persona che usa sostanze. Questi spiacevoli rischi portano comunque la persona che soccorre a porsi una serie di domande e molto spesso a esitare nel chiamare il 112, se non addirittura a disinteressarsene o scappare per paura delle conseguenze di cui abbiamo parlato fino adesso. E noi sappiamo quanto in queste situazioni anche pochi minuti di ritardo nel soccorso possono rivelarsi veramente fatali. Dall'altro lato, ed è una questione che è venuta fuori molto spesso, è veramente assurdo che se prendiamo in considerazione la stessa situazione e cambiamo per esempio il soggetto, trasformandolo da donna a uomo e se al posto da una sostanza illegale come può essere eroina o cocaina, pensiamo ad un'overdose da alcol, sicuramente la possibilità della tempestività nell'intervento delle persone che sono lì intorno sarà differente e questo perché essendo il soggetto uomo ed essendo l'alcol una sostanza legale, lo stigma sui propri consumatori non è così alto ed è meglio anche accettato dalla nostra società. Questo per evidenziare un po' quello che è il doppio stigma della donna e della donna che usa sostanze, che è da sempre succube del ruolo che la società ci impone, ovvero quello anche di essere madri. Inoltre, visto che le donne sono le maggiori utilizzatrici di sostanze da prescrizione, se riprendiamo in esame appunto la situazione precedente, cambiando di nuovo la sostanza con un farmaco legale, anche qui la tempestività di contattare l'ambulanza molto probabilmente sarà maggiore rispetto appunto alla situazione in cui l'overdose era provocata da eroina o altre sostanze illegali. E questo era anche per sottolineare quanto nuovamente lo stigma che le sostanze illegali e secondo me l'eroina soprattutto in particolare possiede nella nostra cultura è veramente alto. E come Chemical Sister mi piacerebbe molto che questa proposta si concretizzasse in tempi brevi perché in Italia abbiamo veramente bisogno di leggi come questa e tante altre per far fronte a quella che è la guerra alla droga. In modo tale da permettere di tutelare sempre di più le persone che usano sostanze.
Sicuramente c'è molto da fare, c'è molto da lavorare, ma la legge del buon samaritano può essere un ottimo primo passo per le reti come la nostra che si occupano dei diritti dei consumatori e soprattutto delle donne che usano sostanze. Ecco. Grazie mille Valentina, per aver supportato anche questo sguardo femminile sul tema. Io passo la parola a Lorenzo Camoletto, che fa parte del gruppo Riduzione del Danno Droghe del CNCA, un operatore ormai di esperienza pluridecennale e che quindi conosce sul campo quello che succede sulle nostre strade, nelle nostre piazze. Ciao, grazie della possibilità. Ma dunque, io credo che questa legge sia una grande occasione da non sprecare, proprio per cambiare il punto di vista anche sui consumatori in quanto tali. Non utilizzerei tanto, ma quello insomma, è un dubbio che c'ho io, la questione dell'allarme sociale, in particolare dell'allarme sociale sull'eroina, perché tutti questa prosopopea dei mezzi di informazione che parlano di allarme, di aumento e quant'altro, noi quest'anno, stando insomma, ai dati di CEO Overdose, abbiamo avuto 60, 69, credo, ad oggi, overdose mortali, di cui il 45-47% attribuibili con certezza all'eroina, a fronte delle 1600 di cui parlava Susanna, che avevamo a metà degli anni 90. Per cui non mi piacerebbe che fosse portato avanti questa cosa sull'onda della paura e della paura dell'eroina in particolare, perché abbiamo visto che questo poi invece è legato in modo inversamente proporzionale allo stigma. Mi piacerebbe che fosse legata al contrario ai successi che in parte, almeno dal punto di vista della correlazione, ci sono stati in questi anni, perché senza la riduzione del danno probabilmente e senza la modalità insomma, di intervento anche di strade e quant'altro, non avremmo avuto questa riduzione significativa. E quindi bisogna dire che questa politica è stata una politica efficace, questa legge è una legge che va nella direzione di questa politica e quindi deve essere in qualche modo implementata, portata avanti. Soprattutto perché si dimostra che questo tipo di, diciamo, impostazioni, mi permetto di dire anche se è una questione giuridica, è sostanzialmente un corollario della riduzione del danno, perché noi per anni abbiamo insomma, insistito affinché le persone si facessero in due, fossero sempre dotate del naloxone, avessero un'attenzione alle pratiche, ma anche alle pratiche del compagno che si stava facendo con lui, eccetera. E certo che se poi si tratta di avere una punizione dal punto di vista legale nel momento in cui tu fai un'azione positiva o ti muovi in un modo positivo e quindi poi non chiami o rischi di non chiamare per questa cosa qua, siamo di fronte ad un controsenso assolutamente evidente. E quindi mi piacerebbe che fosse portata avanti come una necessaria scelta di conferma di politiche che hanno funzionato. Non mi piacerebbe tanto che fosse portata avanti come ok, dobbiamo intervenire affinché si fermino alcune cose perché siamo di fronte ad un'emergenza eroina, perché io credo che questo, almeno poi come viene percepito dai media, come viene riportato anche recentemente, insomma, su media nazionali da giornalisti che non dovrebbero neanche essere così tanto, insomma, lontani da alcune idee nostre, ripercorrono gli stessi stereotipi, ripercorrono le stesse diciamo, modalità di giudizio che in realtà non ci, a me non piacciono, non piacciono. Invece sì, se la prendiamo nell'altro senso, ammesso che dal punto di vista della comunicazione si possa fare, quando secondo me mancherebbe ancora un giornalista per dirci alcune cose, alcune valutazioni. Invece sarebbe un modo finalmente di descrivere anche la persona che usa sostanze in quel momento insieme ad un'altra persona, non come
il reietto della situazione o quello condannabile, eccetera, ma come la persona che ha responsabilità e che vuole semplicemente mettere in campo questa sua responsabilità e corresponsabilità nei confronti delle persone che ha di fianco. Per cui probabilmente magari una persona che ha degli skill da questo punto di vista mediamente uguali a tutti gli altri, se non addirittura superiori, perché quando stai facendo qualcosa di particolarmente rischioso, le persone che fanno cose particolarmente rischiose, teoricamente, insomma, hanno la possibilità di stare anche un pochettino più attente. Se si va a fare arrampicata libera insieme a dei compagni, si sta più attenti alla sicurezza che non se si cammina da qualche altra parte. E così anche, diciamo, il consumatore di sostanze, anche il consumatore di sostanze per via iniettiva, non è per il semplice fatto che usa sostanze dal punto di vista iniettivo, moralmente peggio, di chiunque altro. E dunque bisogna dargli la possibilità di poter esercitare questa sua responsabilità nel modo più proficuo per lui e per gli altri possibile. Io credo che questo dovrebbe essere anche abbastanza spiegato, perché non lo è abbastanza, purtroppo, non soltanto nel caso di Brescia citato prima, ma anche nel caso dei due ragazzi umbri. E andando indietro in altre situazioni di questo genere, sono state poi riproposte queste trite visioni del consumatore di sostanza dentro alcuni, diciamo, stereotipi che non hanno mai cessato di esistere. A me piacerebbe che la campagna per questa legge, assolutamente fondamentale, andasse in questa direzione, cioè andasse nella direzione non del dire: oddio, dobbiamo fare qualcosa perché c'è una carneficina all'esterno, ma dobbiamo fare qualcosa perché morisse anche soltanto una persona di troppo, e perché queste persone sono persone esattamente come tutte le altre che hanno la necessità, la voglia e la possibilità di esercitare responsabilità. Poi vale per i consumatori, vale anche per chi magari il consumatore non è mai presente in quella scena lì e poi magari non interverrebbe anche per questo tipo di timore, però soprattutto per smontare, e ce ne abbiamo ancora, abbiamo parecchio bisogno, per smontare un po' le costruzioni che ci sono intorno a queste figure, che le condannano 2, 3, 4, 5 volte. Adesso Valentina faceva il caso delle donne, delle madri, che ancora una volta, no, hanno il pezzo ancora di più, però in questa direzione, no? Cioè, tu non puoi permetterti di fare questo perché è un ossimoro essere una mamma o essere una persona responsabile e essere un consumatore. No, non è un ossimoro, o non lo è più di quanto possa esserlo il fatto di essere un padre o una madre e guidare una macchina o fare non lo so, uno sport o fare qualunque altra vivere, che ovviamente per lo stesso fatto di proseguire la propria esistenza comporta dei rischi. Bisogna mettersi nelle condizioni di ridurli questi rischi e di permettere alle persone che vogliono farlo di poterlo fare e non di averne degli altri ulteriori dal punto di vista legale. Ecco, questo è quello che penso rispetto a questa sezione qua. Spero che possa essere una grande campagna che riesca a puntare a questo obiettivo. Grazie mille Lorenzo. Non so se Niccolò Bussolati e Ludovica De Aglio vogliono in qualche modo riprendere qualcosa rispetto alle sollecitazioni che abbiamo avuto riguardo interrogativo. Magari inizio io, poi magari Ludovica aggiunge qualcosa. Le sollecitazioni sono state varie, molto interessanti. Devo dire che mi aspettavo più censure, e invece ho trovato un'uniformità di vedute sui principi fondamentali su cui si basa il nostro progetto, che mi ha molto fatto piacere anche sulle problematiche che avevamo identificato, certo, che sono ovvie, quello del nesso di causalità, quello dello scontro con l'obbligatorietà della relazione penale,
quello del problema di utilizzabilità. Chiaro, nel nostro sistema sostanzialmente non c'è una concatenazione di inutilizzabilità come nel sistema statunitense, che si basa invece su una dottrina differente, quello del frutto del labbro avvelenato, per cui non, da un atto non illecito poi non può arrivare nulla, non può essere introdotto nulla nel procedimento. Bisognerebbe chiaramente andare ad agire anche su più latamente su determinati principi, che per esempio quello dell'inutilizzabilità secondo me è una battaglia giuridica che deve essere fatta a prescindere dalla questione del buon samaritano. In realtà non ritengo che sia questo il luogo in cui approfondire un discorso, un dibattito sulle problematiche di carattere giuridico della nostra proposta, ma in realtà posso dire che sono molto molto felice di aver potuto trovare insomma delle persone che alcune di esse hanno già lavorato con noi e mi auguro che continueranno a lavorare nella insomma, raffinazione della proposta e abbiamo sentito nuovi possibili partecipanti a questo progetto con cui credo che potremo dibattere insomma anche queste problematiche più di carattere giuridiche che sono emerse durante questo incontro. Quindi questo è sostanzialmente quello che direi ad oggi. Non so se Ludovica vuole aggiungere qualcosa. Sì, io ho perso tempo nel riattivare il microfono e Nicolò mi ha rubato la battuta. E anch'io sono molto contenta del riscontro che abbiamo avuto sul testo a noi proposto, anche perché è un riscontro estremamente qualificato, non soltanto giuridicamente grazie al dottor De Vito, ma anche appunto coloro che si occupano quotidianamente di problematiche di questo tipo, cosa che noi effettivamente non facciamo. Quindi siamo soddisfatti di questo. Nei prossimi giorni ci per darci ulteriori suggerimenti o proporre delle modifiche su quanto ci siamo detti. Mi rendo conto che magari nell'immediato non sia così facile come dire controbattere o appunto proporre qualche cosa di innovativo, ma siamo assolutamente a vostra disposizione se mai voleste dei confronti ulteriori in futuro. Quindi grazie davvero per l'attenzione. Grazie a voi. Io da questo punto lascio la parola per la conclusione, il rilancio a Pino Di Pino del direttivo della rete italiana per la riduzione del danno. Vai Pino. Non ti si sente? Un attimo che vediamo di riattivare l'audio. Prego Pino. Ecco, dicevo che volevo riprendere, intanto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, il dottor De Vito, Nicolò, Ludovica, De Aglio, per l'impegno, soprattutto questi ultimi due che in questo periodo ci hanno messo per scrivere questa proposta e per pensarla, perché noi abbiamo avuto l'idea che fosse il momento di iniziare una campagna, poi la competenza tecnica e giuridica non potevamo far altro che cercare persone qualificate, evidentemente le abbiamo trovate, siamo molto felici di queste, che ci aiutassero a stendere questa proposta insomma di legge del buon samaritano. Che per riprendere le parole di Lorenzo, ha prima di tutto esattamente il compito di riconoscere dignità alle persone che usano sostanze e che nel momento del bisogno non si tirano indietro, perché nella nostra esperienza noi sappiamo che sono tante perché lo fanno, perché nei nostri servizi tutti ci raccontano di quando hanno salvato l'amico in overdose e non solo, come ricordava qualcuno, non solo
quando si tratta di overdose di eroina, e per far sì che anche queste persone e le altre che invece ancora un po' di paura ce l'hanno possano effettivamente attivarsi. Quindi per tutelare, come diceva il dottor De Vito, il bene primario essenziale difeso dalla Costituzione che è la vita. Io mi porto a casa da questa. Ah, c'è un'altra cosa, che molto spesso per noi operatori il colloquio di consegna del naloxone con le persone che usano sostanze o nelle scuole quando lavori e affronti il tema, no, dell'amico in coma etilico è sempre: io ho paura di chiamare i soccorsi perché viene la polizia. Vorrei tanto non dover più suggerire quali sono le strategie per evitare che l'intervento della polizia sia, come dire, per evitare che l'intervento della polizia abbia delle conseguenze, il famoso buttala o nascondila, per esempio, o altrimenti, e non vorrei nemmeno che, come abbiamo verificato durante la campagna, la carovana del naloxone, non vorrei nemmeno che in Italia si continuasse ad avere situazioni in cui ci sono città in cui di fatto esiste per accordi fra enti e forze dell'ordine una legge del buon samaritano che tutela la persona quando non c'è un episodio mortale di overdose, e città invece in cui le forze dell'ordine prendono dalle tasche dei consumatori il naloxone. Quindi insomma che almeno questa legge ci restituisca, qualora dovessimo riuscire a portare a compimento questo processo, ci restituisca un contesto nel quale sia chiaro effettivamente non solo che le persone che usano sostanze intervengono e devono essere tutelate quando lo fanno, ma che ci dia anche, almeno su questo aspetto, una certa uniformità nel paese. Io quello che mi porto a casa da oggi è che si può fare, evidentemente, nel senso che mi pare di capire che abbiamo un testo che abbiamo allargato alla rete iniziale fatta da Forum Droghe, ITARD, che hanno promosso la carovana naloxone, e ITAMPUD. Abbiamo una rete che si è allargata di soggetti che questa campagna, questa carovana, sì, questa legge la sentono necessaria propria. Abbiamo anche il dottor De Vito che ci ha detto che, secondo lui, che è molto più esperto di noi, ci sono anche buone possibilità che questa legge vada in porto. Io penso che adesso, in qualche modo, noi dobbiamo assumerci un po' il peso del lavoro che hanno fatto finora gli amici di Strali e allargare ancora di più la rete ad altre organizzazioni, riuscire anche a intercettare, cosa che anche per oggi abbiamo provato a fare, ma non sempre è facile, riuscire a intercettare il legislatore, almeno qualche deputato che faccia entrare questo disegno di legge che forse va perfezionato, mi pare di aver capito, però che di fatto abbiamo, farlo entrare nelle aule del Parlamento e intraprendere quindi anche la fase 2 di questa legge del buon samaritano. Grazie Pino, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito finora sia sul webinar che su Facebook e YouTube. Se nessun altro vuole aggiungere qualcosa, io chiuderei questa trasmissione senza però dimenticare di ricordare chi ha promosso l'iniziativa, ovvero Forum Droghe, ITARD, ITAMPUD e la Società della Ragione, che oggi è la giornata mondiale di sensibilizzazione nei confronti dell'overdose e per questo abbiamo promosso questa iniziativa per aiutare a diffondere non solo l'attenzione alle persone che usano sostanze e i loro diritti, ma anche la diffusione delle pratiche che possono salvare la vita in diverse occasioni, a partire appunto dal naloxone. E infatti questo webinar è anche all'interno, come uno dei tanti eventi fatti dalla campagna Mai senza naloxone. Detto questo, ringrazio tutte e tutti e auguro a tutti una buona serata.